Ciao ragazzi! Benvenuti in questo video dove quest'intro durerà qualche secondo in più perché ci presentiamo un attimo. Sì, io sono Beatrice. Io sono Costanza, siamo due truccatrici. Pro. Abbiamo fatto un'accademia. Sì. E il nostro intento è quello di realizzare dei video dove magari possiamo rendere disponibili a tutti delle lezioni accademiche. Ora esatto. Con questo non vogliamo dire che ce la vogliamo tirare eccetera eccetera, anche perché comunque non siamo degli insegnanti e adatteremo quello che abbiamo imparato in accademia con il nostro gusto e piacimento personale. Esatto. Quindi, infatti, ovviamente è sempre meglio iscrivervi a un'accademia se volete farlo come mestiere. Basta farla. Infatti, con il primo video abbiamo deciso di creare una base come noi siamo più abituati a fare, cioè una base molto naturale, molto luminosa, da tutti i giorni, insomma. Senza creare l'effetto mascherone. Esatto. Speriamo vi piaccia e mi raccomando, replicatelo a casa. E fatecelo sapere. Quindi, a dopo. Vi lasciamo al video. Bene! Allora, per iniziare il trucco prepariamo la pelle con il... con il appunto di con lo spray di Mario Badescu. Facciamo assorbire un attimo, poi procediamo con il fondotinta. Io userò la BB cream di MAC con protezione solare 35. E io andrò ad utilizzare il Face and Body, sempre di MAC. Ne metto un po' sul dorso della mano e poi la stendo normalmente con un pennello. Allora, cerco di tamponarlo essendo un pennello piatto, a lingua di gatto, cioè una mezza lingua di gatto, così non rimangono i segni delle setole. Mi raccomando, sfumate il fondotinta anche sul collo, così da evitare vari stacchi. Ok, allora ora passiamo a coprire le occhiaie e le varie imperfezioni del viso. Io ci impiegherò un po' più di tempo perché è una situazione tragica, mentre lei penso userà solo un correttore. Sì, e vado ad utilizzare il fondotinta di NYX, l'HD. Io invece, per nascondere l'occhiaia, l'Accord Parfait, vabbè dillo tu che sei più bravo in lingua. Accord Parfait. Ok, del L'Oreal, perfetto. Poi l'Instant Full Cover di Bobbi Brown e il Born to Glow di NYX. Let's go girl! Mi concentro prevalentemente da dove parte l'occhiaia, cioè dall'angolo interno dell'occhio, e faccio dei piccoli puntini che poi stenderò con un pennello. Ricordate di mettere sempre poco prodotto per volta perché tanto in caso lo potete aggiungere ma non lo potete togliere, se no dovreste struccare tutto il viso di nuovo, quindi meglio andare cauti. Passo al correttore di Bobbi Brown per uniformare lo stacco che si è creato col correttore più lanciato. Volta lo stendo con una beauty blender bagnata. Io il correttore lo vado ad utilizzare anche per dare più luminosità alla zona T, quindi ne applico un po' sul mento
un po' sul naso e un po' sulla fronte. E stendiamo bene. E voilà. Io per fare questa cosa che ho fatto a Beatrice per dare il punto luce utilizzerò il Bort Glow di NYX. Ne metto un pochino qui, pochissimo sul naso, un po' sul mento e qui. E lo applicherò sempre con la spugnetta bagnata. Di imperfezioni in questo caso non ne abbiamo parecchie, quindi normale. Quindi non utilizzeremo un correttore aggiuntivo per correggere le varie macchiette, però in caso utilizziamo o i camouflage di Laura Mercier, che hanno una texture più secca ma più coprente, quindi camuffano bene le macchiette, oppure qualsiasi altro camouflage. Ora andiamo a fissare il tutto. Io vado ad utilizzare questa qua di Nabla, la Close Up. Io invece utilizzerò la cipria traslucida con acido ialuronico di By Terry. Mi raccomando, prima di applicare la cipria stiamo attenti alle etichette, perché sennò andiamo a fissare anche quelle. Ovviamente dovete stare attenti anche quando fissate il trucco con una cipria traslucida, a stenderla molto molto bene, perché sennò si vedrà una macchia pazzesca. Come la foto di gelo, l'hai vista la foto di gelo? Ah sì. Ma non mi ricordo in realtà se era gelo o pinze. Allora, per il contorno occhi in realtà servirebbe un pennello più piccolo, ovviamente, solo che io al momento non ce l'ho perché non sono nella mia dimora, quindi non sono dimenticata. Io mi vado a concentrare più sulla zona T, perché so che mi si lucida più spesso delle guance. Che bel colorito da cadavere che c'ho ad agosto. Ok, momento delle ombre. Ombre. Allora, per le ombre utilizzeremo un prodotto comune, cioè in comune, ovvero la Hoola di Benefit, che è tipo la mia terra preferita, il mio amore unico, grande e solo, sì. Comprata 10 volte tipo, con un pennello angolato. Bene. Guarda signorina, puoi intingere. Tingi. Allora, punto di massima intensità dalla tempia, e la tempia questa. Ah sì, vabbè, più o meno la tempia questa. Appunto, la tempia è su. Vabbè, punto di massima dall'inizio intensità dell'orecchio. Ecco, dall'inizio dell'orecchio, quindi ci concentriamo qui e poi sfumiamo verso il centro del viso. Se magari non ci fossero i miei capelli di mezzo sarebbe anche meglio. Io, avendo la fronte leggermente sproporzionata al viso, vado a metterla anche un po', legando bene il prodotto, all'attaccatura dei capelli. Io invece non ho la fronte sproporzionata, però ho il viso tondo, quindi andrò ad applicare un po' di terra nella mandibola, giusto? È mandibola! Sì. Prendo il corpo in mano. Ok, blush. Passiamo al blush. Io utilizzerò il California di Benefit, che è l'unico blush che su di me mi piace. Io andrò a utilizzare un prodotto in crema, anche se non si dovrebbe, avendo usato le polveri. Ma va bene. Poco. In teoria era prima, però.
ricordatevi che si fa prima. Sorrido, parto dalla gota e la sfumo con la terra. Ok, è vero che mi dà un tocco di salute. È fatto apposta. Sì, è che non mi piace solitamente. Ah, io ho utilizzato questo qua di Kiko, il Velvet Touch. In realtà l'ho comprato parecchi anni fa, però mi ci trovo veramente bene. Quindi non sappiamo dirvi se c'è ancora. Sì, anche perché non ci sono più andata a comprare. Base è quasi completata comunque. Sì perché va bene nel mio caso. Che bene illuminante. Ah bravo, è vero, l'illuminante che tra l'altro è tipo il mio prodotto preferito della che vita. Ah, io vado ad utilizzare il Laura Mercier. Laura Mercier, prestato gentilmente da Costanza. E vado. È troppo bello quell'illuminante, è il tipo rosa, rose gold, che su di lei, che ha avuto la fortuna di essere abbronzata, cioè di essersi abbronzata, sta da Dio, su di me un po' di meno perché si vede lo stacco. Quindi io invece utilizzerò il Copacabana Stick più il Dandelion di Benefit, che è questo qua, ma non credo si vedrà. Io vado ad utilizzare un pennello da sfumatura un po' grandino. Mi vado a prelevare un po', sbatto e vado. Io invece lo stick lo applico direttamente e lo picchietto con le dita, mentre poi la polvere la stenderò con un pennello da illuminante. A me piace applicarlo anche un po' sulla tempia. Creare proprio una B sotto il sopracciglio. Se vi piace anche un po' sulla punta del naso e basta. E vabbè, l'arco di Cupido, ma ormai queste mascherine è un po' inutile metterlo lì. No, ma poi a me piace l'effetto, però a volte fa l'effetto sudato. Sì, è vero. Quindi meritiamo. Abbiamo detto che i prodotti in crema si stendono dopo, cioè prima della polvere, però per l'illuminante questa cosa non vale, perché è una crema non crema, cioè non so come spiegarlo. Effetto polvere? Sì, è effetto polvere, quindi lo potete mettere sopra comunque. Sì, anche perché metterlo prima non avrebbe senso. Appunto, se perché vai a opacizzarlo. Ok, passo a quello in polvere, ve la giuro, ho fatto. Poi sopracciglia. Sì. E arriva. Oddio, quanto è bello, guardalo. E arriva dove ovviamente dove ho passato l'altro. E comunque così facendo è sempre una crema che viene fissata dalla polvere. Esatto. Ed esce tipo qua dalla discoteca. Guarda quanto è carino sulla gota. Prossimo step, sopracciglio. Io non le farò perché le mie sopracciglia sono abbastanza folte, basta. In teoria uso un gel fissante, però oggi non mi va. Ok, io invece vado ad utilizzare la pomata di Mello Cosmetics e vado a riempire i buchetti che ho, che mi trovo, e le vado a definire. Poi a me piace molto l'effetto della sopracciglia molto lunga, quindi me la vado ad allungare un po', però se non vi piace ovviamente non lo fai. Che poi in teoria per le sopracciglia pure lì ci sono degli step da seguire, si parte
cosina qua. E lo schema del naso ve lo spiego. Praticamente dovete selezionare il pennello alla linea della narice e là dovrebbe essere il punto in cui inizia lo sborsino. Lo spostate guardando avanti, il pennello deve passare nella pupilla e quello è l'angolo più alto. Spostate ancora il pennello alla fine dell'occhio e quella dovrebbe essere quella la fine. E io un po' l'ho gelato. Poi, avendo gli occhi leggermente vicini, vado a sfumare l'inizio delle sopracciglia, perché se le facessi definite fin dall'inizio l'effetto ottico sarebbe troppo vicino. Sì, ma poi è anche brutto da vedere un sopracciglio che è tipo sperma quadrato, cioè vedo un sacco di gente così, però in realtà il sopracciglio naturalmente qui è più chiaro, motivo per cui le polveri vengono vendute doppie, cioè chiaro e scuro. E le vado a fissare con un gel e poi ho finito. Lo vuoi un po' di gel? Vabbè dai, sono presti. Più che altro perché quello è il mio preferito. Benefit. Se non si fosse capito, abbiamo tipo un ossessione, io in maniera particolare debole per Benefit. Soprattutto per questo. Veramente le sopracciglia vi rimangono appiccicate alla faccia per 24 ma in maniera ore. Positiva. Sì. E poi la mini taglia vi dura tipo una vita. Sì. Io almeno un anno e mezzo che ce l'ho. Ancora funziona da grande. È vero che non lo utilizzo tutti i giorni, però ci faccio spesso. Ma allora farò le sopracciglia sticky. Anzi le sopi, facciamo le sopi. Ecco, non ho un gatto, guarda. Come vede che bello. Che petto si è fatto che sta bene, perché è lungo il viso. È vero? Sì. Vabbè. Allora, mi fanno tutti i giorni, tanto quanto ci ho impiegato, tipo 10 secondi. Fresco questo muso. Ok, ora passiamo al mascara e poi la base da tutti i giorni, o comunque la base che si studia anche in accademia, è completa. Allora, come mascara ultimamente sto scoprendo l'ebbrezza di mettere il Dior Show come base, perché me ne fa proprio belle voluminose. E poi dopo applico il Love My Life di Wygon. Io invece vado ad applicare il ciglia sensazionale di Maybelline, però prima vado ad utilizzare il toccaciglia perché ce l'ho molto dritte. Non è un oggetto del demonio quello, basta saperlo usare e poi amerete l'effetto finale. E si può utilizzare tutti i giorni. Basta struccarsi bene le ciglia. Non vi preoccupate se le ciglia rimangono bianche, è normale. Poi diventeranno trasparenti. Cioè, vabbè, avete capito, poi diventerà trasparente il prodotto. Vado a fare una seconda passata. Facendo crescere le sopracciglia, perché ho notato che era in moda fare, vabbè, oltre ai sopribrows, averle tipo un po' così, spettinate. Che dici? Mi potrei trasformare in uno yeti? Però devi essere predisposta, guarda, cioè tipo io non sono predisposta.
tu c'hai, che sono così definite che secondo me è un peccato. Queste pelle così, esatto. Quindi me le devo fare. Cioè, o ce l'hai spesse, tu c'hai fine dei capi. Io ce l'ho fine. Ok, mi devo fare le sopracciglia allora. Ovviamente un occhio era sempre meglio dell'altro. Ovvio. Quello in tutto. E poi io lo vado ad applicare anche sotto, perché mi piace. Allora, a me pure piace l'effetto da morire, solo che se lo metto sotto mi va a enfatizzare l'occhiaia, che sì, ho coperto, però rimane sempre un po', perché ce le ho generiche, perché ho l'osso che mi fa ombra, quindi io sotto non lo applicherò. Infilare un scoglio nell'occhio. Ma se non è male questa mascara. Oh, 3,90 euro sto mascara, mi sta veramente, ti giuro, è veramente figo. Poi se ci metti quella base sotto, meglio. Sì, ma poi non si sgretola, rimane praticamente tutto il giorno. Ma guarda lo scovolino quanto è figo. Ecco, mi sono sporcata, tieni. Lo scovolino è doppio perché da una parte c'ha i dentini lunghissimi per allungare. Tipo pettine. Sì, e dall'altra parte c'ha lo scovolino per volumizzare. È fighissimo. Ed è super nero. Ora con un cotton fioc. E acqua micellare che non ho più. No, userò il Mario Badescu con fioc. Mario. Aspettate un attimo che magari il mascara si asciuga, perché sennò ve lo spargete per tutta la faccia. Poi andiamo a completare il tutto con le labbra. Allora, io utilizzerò semplicemente il Gloss Bomb di Fenty. Sì. E io invece un rossetto molto naturale di Inglot e lo andiamo a applicare. Ah, comunque il mio non è il classico, non è il Diamond Bomb, ma è Fussy, che mi sa che è l'ultimo che è uscito, il penultimo. Per dare un effetto un po' più naturale lo vado a tamponare con il dito e a distribuirlo bene. E poi le vado a definire con la matita di MAC, la Boldy Burr. La mia matita preferita. La vado a temperare. Poi per rifissare il trucco, per idratarvi, rinfrescarvi, lui va sempre bene. Aspettate sempre che il mascara sia asciutto, perché sennò... Certo, sennò fate un casino. Parlo per esperienza. Vabbè, comunque lui è il nostro fedele alleato, è la terza volta che lo compriamo. E questa è la nostra proposta per un trucco naturale. Una base super fresca. Per tutti i giorni. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la casella delle notifiche. Un bacio. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!